dai portatori di Puntiamo a interesse essere la prima regione a 5 stelle con la nostra lista di 29 bravi professionisti. Ci prepariamo a contrastarne 600 delle coalizioni in appoggio agli altri candidati. Così Sara Marcozzi, candidata a presidente alla regione Abruzzo. Oggi nella centralissima via Nicola Fabrizi a Pescara, nel comitato elettorale, la presentazione della lista in appoggio al Movimento 5 Stelle in Abruzzo, una per ogni provincia. Sono 29, come detto, in totale i nomi che la compongono, tutti motivati, è stato ribadito. Riconfermati i consiglieri uscenti, tra i quali Domenico Pettinari in corsa a Pescara, che negli anni in regione si è occupato in particolare dei problemi della sanità. E la sanità è proprio uno degli argomenti forti del programma dei 5 Stelle, assieme al lavoro, viabilità, sicurezza, ricostruzione e ambiente. E nei prossimi giorni i punti salienti verranno ulteriormente evidenziati. Il presupposto è un'unica lista di persone, di uomini e donne liberi che si presentano agli abruzzesi per governare la nostra regione per l'intera comunità e non per gli interessi di qualcuno. Ci contrapponiamo ai grandi schieramenti rastrella voti ed eleggi sempre gli stessi. Sono candidati che si presentano senza simbolo, che si vedono sui manifesti senza simbolo quando hanno delle grandi tradizioni di uomini di partito. Mi aspettavo che, insomma, di vedere il simbolo del Partito Democratico, ad esempio, sul candidato del centrosinistra, visto che è uomo del Partito Democratico. E mi aspettavo dal centrodestra, tra l'altro, che riuscisse a trovare tra 1.300.000 abruzzesi un candidato che fosse abruzzese. Invece ci portano un console romano a governare la provincia. In 29 contro 600, quali le armi, si fa per dire, che utilizzeranno per neutralizzare gli avversari? Le armi con cui combatteremo questa battaglia sono tutte le battaglie che abbiamo già fatto in regione Abruzzo, e cioè in tanti casi ci siamo trovati a studiare questioni, ad affrontare questioni per le quali poi si è dimostrato che avevamo ragione. Vedi il project financing, vedi i bilanci non approvati, vedi le contestazioni della Corte dei Conti ai bilanci regionali, le chiusure degli ospedali. Il centrodestra e il centrosinistra sono in continuità. Se pensiamo che il governo Chiodi chiuse 5 ospedali e il governo D'Alfonso ne ha chiusi altri 5, è vero che sono 600, ma sono di fatto 520 persone, 580 persone che si illudono di entrare in consiglio regionale, che in realtà portano solo voti a chi, ai soliti eletti.